Nel mondo ben 300 milioni di persone non hanno accesso all'acqua potabile. È da questi numeri che dovremmo partire per prendere coscienza dell'importanza dell'oro blu, un bene dal valore incommensurabile che troppo spesso diamo per scontato. In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, celebrata il 22 marzo, Lega Ambiente presenta il suo dossier che fotografa la gestione e la qualità delle acque in Italia, primo paese in Europa per prelievi, con uno stress idrico medio-alto, direttamente proporzionale alla gestione delle acque. Impianti di depurazione inefficienti, reti colabrodo e uso sconsiderato dell'acqua si traducono in razionamenti continui, aggravati dai cambiamenti climatici e dai processi di desertificazione in atto. A scattare la fotografia abruzzese e Giuseppe Di Marco, presidente regionale di Legambiente. La fotografia dell'Abruzzo è in linea con il trend nazionale. Noi abbiamo un livello di dispersione idrico, ovviamente calcolata come media ponderata delle città capoluoghi abruzzesi, di circa il 34%, la media nazionale è sul 37%. E al tempo stesso abbiamo ancora delle situazioni legate al sistema di depurazione che deve essere migliorato per oltre un terzo. Quindi c'è necessità di accelerare in questa direzione, ci aiuta anche la nuova direttiva europea che è entrata in vigore quest'anno, che speriamo sia recepita entro il 2023 dall'Italia, anche perché da troppo tempo siamo in regime di infrazione e la spesa solo sulla depurazione è salita intorno ai 77 milioni di euro. Oltre a considerare la tutela dell'acqua come bene primario, la nuova direttiva europea inserisce anche altri parametri di valutazione della qualità, considerando i nuovi contaminanti in riferimento alle più recenti emergenze ambientali. La qualità delle nostre acque è alta, purtroppo abbiamo vissuto una serie di vertenze, basti pensare dalla messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso al dramma di Bussi, che hanno un po' impaurito la cittadinanza perché siamo andati a rischio di contaminazione. Ovviamente dobbiamo cercare di bere al meglio l'acqua che viene dalle nostre sorgenti, ma al tempo stesso dobbiamo, a nostro avviso, anche curare meglio le concessioni legate all'utilizzo dell'acqua minerale, perché paradossalmente non la beviamo noi abruzzesi, ma viene imbottigliata e poi venduta su altri mercati. E anche lì bisogna alzare il tema del ristoro, perché non è possibile che l'acqua pubblica sia svenduta. Un valido aiuto per cercare di risolvere le emergenze esistenti potrà arrivare dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con le risorse messe a disposizione dal programma europeo Next Generation, come spiega Silvia Tauro di Legambiente Abruzzo. Si spera che questo piano venga rivisto e allineato a dei veri obiettivi di sostenibilità, perché ad oggi ad esempio c'è uno stanziamento delle risorse piuttosto impari tra 4 miliardi e mezzo stanziati per la creazione di nuovi invasi, di nuovi bacini, e invece solo 900 milioni per l'implemento delle reti di distribuzione e 600 milioni per gli impianti fognari e di depurazione, laddove questi interventi da soli, invece di continuare a stoccare nuove acque che vengono consumate, permetterebbero il recupero e il reimpiego in un ciclo di economia quindi circolare e sostenibile delle acque che già mettiamo in rete e purtroppo disperdiamo, e nel caso di una depurazione scorretta non siamo in grado di riutilizzare, come invece si potrebbe fare.